al dottor Dovidio per avermi coinvolto e l'argomento è abbastanza intricato, però cercherò di farmi esplicitamente capire. Di fronte all'alopecia androgenetica noi abbiamo due tipi di possibilità di lotta, i farmaci e il trapianto. E il trapianto è la via che ha scelto questo paziente che vi presenterò, però ha scelto quella più economica, si va all'estero per trapiantarsi con tutte le mancate sicurezze che tutti conosciamo. È venuto da me con un quadro drammatico di infezioni su cicatrici chirurgiche del cuoio capelluto. Ho instaurato subito la terapia antibiotica sia sistemica che locale. Ha rifiutato di farsi fotografare perché per lui era un motivo anche di disagio il fatto di essere andato fuori, non essersi fidati di noi. Però al ritorno, dopo 10 giorni, che ho fatto una terapia abbastanza intensiva, vedete ancora le cicatrici con questo esito ancora di croste, quindi è migliorato nettamente. E il profilo, vedete, è sempre questo. Poi con i risultati sul trapianto, poi vediamo, insomma, e non facciamo tante considerazioni. Al controllo, dopo i 15 giorni, è ancora migliorato, c'è solo questa zona centrale che è un po' tumida. Vedete anche con l'altra immagine. All'altro controllo, ancora ad ulteriori 30 giorni, lui ha ancora avuto un miglioramento, comincia a sembrare un po' più sereno perché ovviamente ha scampato pericolo, ma mi presenta un problema sulla zona laterale. E io ho pensato subito a una zona donatrice, prelievi da zona donatrice, dice no, non hanno prelevato di là con assoluta certezza e quindi sono comparse e stanno peggiorando. Sappiamo tutti, l'alopecia areata, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando, forse una sola forma, l'alopecia areata, sono tante. Ovviamente tutti i fattori che possono scatenarla, tra cui anche i fattori trigger, che possono essere lo stress, le infezioni, i farmaci, tant'è che adesso sono descritti casi dopo somministrazione di vaccini. Quindi il mondo dell'alopecia areata, già ho visto da quello che avete presentato e da quello che è la realtà, probabilmente sono tante, non è facile da gestire, ma questi sono casi simili, non è il caso di zona in questa zona, una zona frontale come è stata presentata, quindi oltre alla nuca noi possiamo avere questa. E che nel caso del nostro paziente non supera come gravità, come estensione un 18%, più o meno questa è la zona, e quindi una forma lieve, per cui ho incoraggiato, ho detto un po', ho fatto psicoterapia, guarda, hai risolto un problema grave, risolverai anche questo, cerca di essere sereno e probabilmente ce la fai a superare anche questo problema. Agli altri 60 giorni la situazione è migliorata sia nella zona del trapianto sia lateralmente. E questo a 6 mesi dalla prima visita, quindi la zona dell'alopecia areata si è ripiena di capelli, quella dell'androgenetica non so se andrà molto oltre, si robustiranno i capelli, anche se penso che tutti abbiamo visto non è una delle ottime soluzioni che è stata adottata per questo paziente. È chiaro che nascono delle considerazioni, mi sono rifatto un po' alla letteratura. E questa review del 2000 mi ha affascinato soprattutto perché ha preso in considerazione i meccanismi molecolari della rigenerazione, ma veniva sottolineato un aspetto, cioè l'ipossia inducibile come fattore di via per scatenare una forma di alopecia, e che tutti sappiamo che ogni follicolo epifero, un mini organo complesso, controllato sia dal sistema immune, dalla vascolarizzazione, dagli ormoni, eccetera, e che il ciclo dei capelli è questo, l'anagen, il catagen, il telogen, l'exogen. Perché lo sottolineo, anche se forse è una cosa nota a tutti? Perché è importante capire perché
dei capelli entrano in telogen dopo il catagen e non ricrescono più? È una delle domande a cui è difficile rispondere. E l'ipossia inducibile come via di regolazione, vedete, è contrastata anche da, in questo studio, dall'uso del semplice minoxidil, che noi conosciamo come molecola antipertensiva, vasodilatatore, quindi con le sue attività. Un altro studio recente che mi avvicinava al nostro caso era legato a questo, è del 2019, dove si sottolinea la rappresentazione della regolazione del ciclo vitale dei capelli da parte dei tricofagi, questi macrofagi che secernono l'oncostatina M, la quale mantiene il capello nella fase telogenica interferendo sulla via di regolazione. Quindi sono studi sempre più da prendere in considerazione anche nella pratica clinica. I differenti compartimenti del follicolo pilivero, soprattutto per quanto riguarda le cellule staminali, sono qui rappresentate e possono spiegare la differente risposta sia alle malattie, sia alla terapia, sia all'attività, no? Quelle associazioni dermatite atopica, alopecia areata, vitiligine, perché tenete presente, sappiamo tutti, che all'interno qui si produce, quando il capello comincia a maturare, anche la melanina, quindi il pelo nasce bianco, qui si colora. E un altro aspetto importante è il rapporto con i nervi, quindi con l'innervazione della zona poi del bulge. E vedremo un po' più avanti perché alcuni altri studi confermano l'importanza. Questo è un po' più datato del 2001, parla della predeterminazione del follicolo pilifero, cioè l'ipotesi che il follicolo pilifero predetermini la nascita del nuovo capello quando è caduto dopo il telogen è molto importante, e che soprattutto per quanto riguarda nell'anagen medio, al completamento della crescita verso il basso del follicolo pilifero, le cellule derivate dalla regione del rigonfiamento, cioè dove ci sono le cellule staminali, migrano verso in basso lungo la guaina per risiedere alla periferia del bulbo stesso, come una popolazione cellulare distinta e inattiva che ha due modelli specifici di espressione genica nel disco laterale. Queste cellule sopravvivono al catagen associato all'apoptosi e, sotto l'influenza diretta della papilla follicolare, si trasformano nel germe pilifero e acquisiscono la capacità di rispondere alla segnalazione del follicolo pilifero stesso e a produrre un nuovo capello. Quindi propongono che la sensibilità specifica delle cellule germinali alla segnalazione del follicolo pilifero e il loro impegno a produrre strati di follicolo pilifero ascendenti siano predeterminate dal ciclo del capello precedente durante il processo di trasformazione delle cellule del disco laterale derivate dal rigonfiamento, dal bulge. E qui è la schematica dove queste cellule, il puntatore, questo. Ecco. Quindi sono molto importanti queste cellule di proliferazione, cioè cellule di amplificazione transitoria che vanno sia verso l'alto sia verso il basso, e quindi con l'attività sulle progenie della regione del rigonfiamento possono riacquistare la loro caratteristica di cellule staminali. E altri fattori importanti, una delle cose che spesso noi leggiamo, c'è anche il collega, il dottor Pastore, che spesso parla del muscolo erettore del pelo, e in questo studio si è osservato che nell'alopecia areata, ma non nell'androgenetica, praticamente i capelli miniaturizzati mantengono il contatto con il muscolo erettore del pelo. Ha un'importanza nella ricrescita poi potenziale dei capelli? E quindi sottolineo che l'attaccamento proprio del muscolo erettore dei peli nella zona del bulge del follicolo pilifero può essere necessario per l'inversione della miniaturizzazione del follicolo stesso. E questa è la moderna anatomia del muscolo, questo muscolo erettore che è agganciato, e vedete come può agganciarsi a più capelli contemporaneamente. Questo è da tenere presente perché
può essere utile nel capire come si riesce a rigenerare il pelo stesso. E qui è rappresentato bene come il muscolo erettore del pelo nelle varie fasi arriva a distaccarsi e quindi questo può essere poi determinante nella non ricrescita dei peli stessi. E l'erezione, la pelle d'oca, l'erezione del pelo, ha un ruolo nella caduta dei capelli? E pare che un certo ruolo ce l'abbia. Vediamo questo studio, che è uno degli ultimi che ho potuto consultare, ed è molto interessante perché parla del concetto di queste cellule che formano una nicchia che è capace di poi regolare le cellule staminali del follicolo pirifero. E nello specifico riguarda il muscolo erettore e l'innervazione che arriva in questa zona, vediamo meglio. Cioè loro dimostrano che i muscoli erettori del pelo e i nervi simpatici formano proprio una nicchia a doppia componente che modula l'attività delle cellule staminali del follicolo pirifero e che, come diceva il professor Margliani prima, questi nervi simpatici formano strutture simili a sinapsi e regolano la stessa rigenerazione cellulare attraverso la noradrenalina, e quindi mentre i muscoli erettori del pelo mantengono il contatto. Altro concetto importante in questo studio è che le progenie, che secernono addirittura le sonic hedgehog. Poi vedremo perché sono importanti per la comparsa di tumori del cuoio capelluto, tumori del pelo, e la produzione aumentata per esempio dei regolatori della quiescenza come il FOXP1 e il FGF18 possono modulare la mancata ripartenza della ricrescita. E quindi i nervi simpatici possono modulare le cellule staminali attraverso connessioni sinapsi e neurotrasmettitori, e la loro importanza può essere considerata nella ricrescita del follicolo pirifero. E quindi questa nicchia a doppia componente dove c'è il neurone e il muscolo erettore del pelo. Del resto, attraverso questi due tipi di cellule collegati, pare che il freddo stimoli non solo la pelle d'oca, ma anche l'attivazione delle cellule staminali. Tutti concetti che a me sono nuovi, ma penso affascinanti, speriamo che possano essere poi utili nella clinica a tutti quanti. La guaina dermica, questa è l'ultima cosa che vi voglio sottolineare in questo studio, che non è anche questo recente, del 2020, come la guaina dermica, come emergente, fattore emergente nella crescita e nello stimolo delle cellule, delle cellule staminali. La differenza tra un pelo murino e quello del cuoio capelluto umano, vedete come il derma è molto ben rappresentato lungo la guaina, e che sono stati fatti di studi di induzione farmacologica della contrazione di questa guaina dermica, si contrae, come nuova possibilità sia terapeutica, soprattutto per mirare alla terapia. E questa guaina dermica funziona proprio come un muscolo liscio che si contrae all'interfaccia e spinge il fusto del capello verso l'alto, estrudendo così durante la regressione del follicolo. Qui è rappresentato il ciclo cellulare normale, qui è il punto in cui, contraendosi la guaina, riesce a dare un aiuto all'espulsione del pelo che è andato verso il telogene. Qui è rappresentato con tutti i tessuti, ma lo studio si conclude soprattutto per quanto riguarda due tipi di ablazione che hanno fatto. Un'ablazione citotossica del fusto del capello, quindi viene trattenuto, quindi il follicolo non riescono a regredire e a uscire, e l'ablazione farmacologica. In questa immagine è riassunto bene quello che stavo dicendo, cioè quello normale, quindi il capello viene espulso. Se vi è una ablazione di quelle citotossiche, vedete poi quelle forme che ci ricordano poi quando tiriamo i peli dell'alopecia areata. E lo stesso con un'ablazione farmacologica. Dovrebbe essere estruso prima, per esempio, se c'è una contrazione con un farmaco agonista.
Altre considerazioni sulla differenziazione, qui non mi dilungo molto, mostro solo una o due diapositive, ed è legata al fatto che la differenziazione cellulare follicolare poi porta a tutti questi tipi di neoplasie, quindi tricoblastoma che parte proprio dall'epitelio germinativo della papilla, dalla matrice, il pilomatricone, il tricolemmoma, ma vi sono anche i melanomi a partenza dal follicolo pilifero e i tumori maligni. Questa immagine perché è un caso che presentai a Montecatini, ho inviato, e questa chiazza squamo crostosa non è altro che un quadro raro di discheratoma verrucoso, un quadro legato a un tumore epidermico benigno caratterizzato dalla presenza di acantolisi e di scheratosi. Grattando quelle squame sotto sanguinava, avevano messo cortisonici, terapie varie, poi ho fatto la biopsia per fare la diagnosi, è difficile anche per un occhio esperto. E vi ringrazio per l'attenzione, con un'immagine del dottor Dovini che mi invia ogni tanto su WhatsApp.